Eccoci rientrati in In conclusione, studio. ultima parte di mattina con noi, la più La più importante. importante perché è quella in cui diamo dei dettagli legati a un universo che a noi sta molto a cuore, quello del Last but not teatro. least. Last but not least, esatto, Annalisa, perché il teatro in un universo così complicato è una fuga e un'elevazione del nostro spirito. Eh Ti è sì, piaciuta? è un momento rigenerante per chi fa teatro e per chi va a teatro, perché ci permette comunque di uscire dalla vita di tutti i giorni. E poi è tutt'altra cosa rispetto al cinema, è più interattivo. Ieri proprio ho avuto l'opportunità di parlare con Paolo Calabresi, ieri Ah, pomeriggio ci ha rilasciato questa intervista in esclusiva per Tag 24 che vi consiglio di leggere, dove andatela a diceva leggere. che secondo lui con la crisi del cinema andremo di più a teatro e speriamo che sia così. Speriamo, speriamo che sia così. Ovviamente è un tema importante. Il teatro in particolare è un modo per parlare ai bambini direttamente. E c'è un ospite che ha parlato a lungo ai bambini, anche al me bambino. Per me è un privilegio e un onore avere ospite con noi Lorenzo Lorenzo Branchetti. Branchetti, Lorenzo. ciao. Buongiorno, mamma, che Sì, presentazione. Lorenzo, sono 10 giorni che è emozionato per Tommaso, quel che io aspetta, sono. Tommaso, che aspetta questo Ma momento. sono, una ne presentazione parlo a tutti. incredibile, sono io quello emozionato. Buongiorno Annalisa, buongiorno Tommaso, Ciao, grazie. benvenuto. Beh, devi sapere che tra l'altro, caro Lorenzo, qua sono tutte in visibilio perché hai parlato ai bambini, a noi bambini, quindi veramente un grande applauso. Però partiamo dallo spettacolo. La Sì, la contadina furba, la furbizia può far nascere il vero amore? Ah, Certo che sì. Nella bene. fiaba della contadina furba accade proprio questo e non solo, poiché la semplice figlia di un contadino si trova a fronteggiare alcuni dilemmi che incontra nel suo cammino per diventare regina e grazie alla sua perspicacia e al suo fine ingegno riesce a trovare la soluzione giusta per aiutare il prossimo. Bene. E tra l'altro, Esatto. vai Lorenzo. No, hai letto perfettamente un po' quello che accadrà. Poi lo spettacolo è molto divertente, sarà in una chiave molto divertente. Ti Beh, una storia divertiranno i semplice ma bambini. positiva. Storia semplice ma Esatto, positiva. come una storia semplice, appunto, noi abbiamo puntato molto sul divertimento, anche perché a teatro i bambini non vengono da soli, vengono con i genitori e vogliamo che si divertano sia i bambini che i genitori, e sicuramente accadrà. Uno spettacolo molto carino. Tra l'altro abbiamo anche una serie di immagini che Maya Menduni ci regala attraverso il lavoro dell'ufficio stampa che riguardano le rappresentazioni di Lorenzo che ritrova il Teatro Le Maschere dopo aver interpretato Re Bazza di Tordo nello spettacolo che antecedeva La Contadina Furba. Ora Lorenzo mi prende un piccolo spazio perché io faccio, lo sai, il giornalista, quantomeno ci provo, ma ho fatto anche lo spettatore. E devo dire, Annalisa, il teatro è per bambini, ma adulti, Piace a tutti, andateci, perché è piace a tutti. No, bellissimo. infatti, Sì, se... dicevo, è una storia semplice e Lorenzo. positiva. No, certo. È un'idea anche la direttrice del teatro, Le Maschere, che è un teatro veramente è un gioiellino qua, Le Maschere, Carla Marchini. E con lei ho parlato spesso delle favole anche per adulti, perché la bellezza di ascoltare una favola non ha età. Poi ci sono le favole per bambini piccoli, quelle della buonanotte, ma ci sono anche le favole che possono ascoltare benissimo i più grandi, possono divertire, quindi veramente è un mondo senza età questo qua. Che vale la pena vedere, vale la pena vivere. Peraltro il teatro è stato il tuo primo maestro assoluto, insomma, la tua carriera si poggia interamente sul teatro, Sì. Lorenzo. Anzi, la cosa bella è che io ho cominciato la mia carriera 21 anni fa in questo teatro. Vedi? Ma dai. Vedi? Quindi io poi da questo teatro sono partito, sono andato a fare la Melevisione, che tanti conoscono, sono cresciuto, Ci il programma arriviamo. storico della Rai. E poi adesso da 2 anni sono ritornato in questo teatro a collaborare con loro e a fare spettacoli dal vivo per ragazzi. Uno, perché io ho anche bisogno di stare sul palcoscenico come attore e perché è un... Questo è veramente un posto, è il posto delle favole. Credetemi, se venite a questo teatro, tornerete tutti un po' bambini e vi No, divertirete. Non ci stupendo. sono Sì, dubbi. ma Sì, io secondo me ricordo con non c'è affetto, età. ricordo con molto affetto quella giornata che mi ha fatto tornare un po' indietro. Tra l'altro, ci sono dei valori importanti che recupera la contadina furba, perché in un'epoca storica in cui prevale l'egoismo e il personalismo, si parla in particolare di altruismo e intelligenza e come questi due valori possono essere messi a servizio della collettività. Lorenzo.
Bravo Tommaso, tu vedo che sei proprio, sei preparatissimo. No, ma dici una cosa giusta, perché nonostante sia una favola divertente, insomma, si danno tutti gli spettacoli per bambini, si cerca sempre di lasciare un segno positivo nei piccoli che ascoltano. Qui sottolineiamo come l'intelligenza data dalla lettura, questa contadina legge un sacco, legge, 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 impara un sacco di cose, perché leggendo si imparano le cose, Sono se lei io. riesce a Sono vedere la nostra da contadina furba. mettere la sua intelligenza a disposizione di questo re, che sono io, un po' bizzarro, un po' fuori di testa, e il re alla fine riuscirà a capire quanto sia importante leggere e mettere l'intelligenza a disposizione dei suoi sudditi per essere un re giusto e saggio. Che bello, Bellissimo, stavo veramente. cercando di dire che non c'è età per ascoltare le fiabe, farsi Sì. raccontare, sentire una fiaba quando si è adulti e quando la dimensione magica, purtroppo l'abbiamo perduta, anche la dimensione delle cose semplici, della positività, come dicevamo prima, fa veramente bene ed è di grande aiuto. Teatro Le Maschere dal 19 marzo al 3 aprile, è una bellissima favola firmata da un grande autore della letteratura, Italo Calvino. Esatto. Sì, Lorenzo. esatto. È una favola, una delle tante favole di Calvino. È stata adattata da Carla Marchini in modo assolutamente sapiente ed intelligente. E poi è stata messa in scena la regia di Riccardo Diana, che sta facendo muovere gli attori in modo perfetto, perché ci divertiamo anche nel preparare lo spettacolo. Sì, e poi non ci sono periodi in cui questi testi passano di moda. No, In un mai. momento storico in Mai. cui siamo presi dal vortice della tecnologia, viviamo velocemente, la dimensione comunque reale di una ragazza semplice che tenta la scalata Esatto, e il dici bene miglioramento di Annalisa. sé ci aiuta. Dici bene Annalisa, le favole non hanno veramente età e anzi, io veramente ripeto di regalarvi un'oretta a teatro. È un'oretta in leggerezza dove si divertono i bambini, vi divertite i genitori, chi vuole venire, ed è un modo per mettere la testa in un mondo bello, visto che il mondo di oggi purtroppo non ci regala buone notizie. Esatto, Ecco, in visto che i teatri particolare. sono riusciti a ripartire pian pianino e con difficoltà, io suggerisco veramente di regalarvi, ritagliarvi un'oretta a teatro. In particolare ricordiamo che il sabato e la domenica lo spettacolo è alle ore 16 16, a pomeriggio. alle 16, quindi recatevi. Al pomeriggio. Anche Eh sì, poi si fate una perché, passeggiata qui a Trastevere, si sta bravo benissimo. Venite Lorenzo, la qua alle location 5 è circa, andate. stupenda. Eh sì, certo. Tra Fino al 3 l'altro, aprile c'è tempo, brava. quindi dal 19 marzo al 3 aprile Teatro Le Maschere con un grande cast: Alberto Bucco, Martina Carletti, Pier Ciro De Quarto, Gabriele Passaro. Passaro, Sì, passa. va bene, va bene. Sì, sono tutti attori molto bravi, tutti molto giovani, appunto diretti da Diana, da Riccardo, e abbiamo creato un bel gruppo. Questo è già fondamentale a teatro. Quando c'hai un buon gruppo, riesci subito a fare metà Ma dell'opera. scherzi. E io adesso sto facendo questa intervista con voi durante le prove, perché le prove le stiamo facendo proprio Quindi stiamo quotidianamente sottraendo dalla mattina alla sera. adesso però allora, prima di togliere altro tempo a Lorenzo, io, scusatemi, ma la No, figurati. digressione nelle visioni la devo fare, concedimela a Lorenzo perché io faccio fatica a Certo. chiamarti Lorenzo perché tu pensa, no? Molto spesso uno non si sofferma a fare e a riflettere su ciò che fa, però quando io ero piccolo, avevo 5 anni, 6 anni, guardavo Milo Cotogno. Ed ero affascinato dai colori, dalla parola, dallo sguardo che aveva nel guardare la televisione. Lo dico Lorenzo, tanto noi siamo amici, lo sappiamo. Sì, è vero, è vero, ci Mai siamo avrei conosciuti. immaginato che facendo questo lavoro avrei intervistato un mito della mia infanzia. E penso che siano cose che ti dicono in tanti, Lorenzo. Sì, Tommaso, abbiamo avuto modo di conoscerti. Tu sai che per me è un grande onore aver avuto la possibilità di fare quel personaggio e parlare a migliaia di bambini, perché gli ascolti che faceva Melevisione erano veramente impressionanti. Quindi io non mi capacito ancora oggi, dopo io ho cominciato 18 anni fa la Melevisione a farla. Quindi sono cresciuti questi Sei stato bambini e sono bravo. diventati. Ecco, No, ma diciamo. il merito non è mio, Annalisa, il merito è del gruppo, degli autori, della regia, di chi ci sta dietro, dei costumi, della scenografia. Ricordatevi sempre che noi attori ci mettiamo la faccia, ma dietro di noi c'è un mondo che lavora affinché il risultato sia perfetto.
È un mondo particolare quello che ha tracciato la Melevisione. Tra l'altro, una cosa che mi colpisce, Lorenzo, che a distanza di anni le persone vanno a cercare la Melevisione, la vanno a trovare, a scoprire. Sì, è vero, è incredibile. Poi oggi con i social è impressionante questa cosa che ogni giorno veramente ricevo una marea di messaggi di ragazzi, ventenni, cresciuti e raccontandomi un aneddoto della loro infanzia. Quindi pensate che bellezza aver avuto la possibilità di fare un personaggio legato all'infanzia dei piccoli, insomma, dei Che vecchi poi, ragazzi. vai. No, bisogna dire, Lorenzo, che ti è rimasto un po' il ruolo dell'attore che parla ai bambini. Secondo me questa è una bella cosa anche per te. Prima parlavamo della Melevisione e stiamo parlando della contadina furba, quindi ancora una volta è una fiaba dove abbiamo comunque un linguaggio di un certo tipo. Secondo me, da un punto di vista professionale, anche per te è bello il fatto di poter parlare a persone innocenti, a persone che non Assolutamente. conoscono malizia. Io certe volte penso che lavorare con i bambini all'asilo, È un non lo so, privilegio. sì, è anche un privilegio perché lì non c'è Guarda, no, cattiveria, non è c'è, vero, cioè la Lorenzo. purezza dei bambini Sì, è sono di d'accordissimo. grande aiuto anche per gli D'accordissimo, adulti. vai Lorenzo. È un tasto delicato. Io sono 20 anni che lavoro con i ragazzi, con i più piccoli. Molte volte la gente si sente, senti che dice, vabbè, ma non ti stanchi di lavorare con i bambini, ah, che noia, sempre per bambini, insomma, vorresti cambiare. Sì. È vero, forse, no? A livello attoriale magari vorresti a livello di stimoli cercare anche qualcos'altro, ma io l'ho fatto anche qualcos'altro. Io faccio teatro, faccio anche spettacoli per grandi, ho fatto la prova del fuoco, come quando ho fatto altre cose, no? Insomma. Però dopo tanti anni ti accorgi che i bambini sono un pubblico vero, nel senso loro ti annoiano se tu non sei vero. Sì, è Cioè, vero. non è che ti applaudono lo stesso, loro si alzano. Via. Quindi tu devi saperli conquistare in tutto, cioè per loro tutto deve essere reale e quindi è un pubblico assolutamente attento. Noi attori, quando lavoriamo con i bambini, ci divertiamo ma ci mettiamo veramente tanta verità ed è un privilegio, insomma. Io sono molto contento di quello che ho fatto fino ad oggi. Sai una cosa, aggiungerei un tema legato al tuo ruolo di attore con i bambini, perché tu sei arrivato per noi bambini, parlo almeno del passato, in un momento difficile perché la Melevisione salutava Danilo Bertazzi, Tonio Cartonio e ovviamente il te, che era già adulto e che doveva diventare Milo Cotogno, si è trovato con il peso di dire: ma sarò all'altezza di... Ci sei riuscito, perché tutti ricordiamo Tonio Cartonio e Milo Cotogno, Lorenzo. Ancora oggi c'è chi mi odia, eh? No, Scherzo. vabbè. Vabbè, gli No, no, odiatori poi ce li hanno tutti. gli No, haters. ma io sto scherzando, alla fine è un gioco che c'è tutt'oggi con il mio collega Danilo, con cui sono molto amico, perché ovviamente un bambino dopo 5 anni che segue un eroe, l'eroe va via, arriva un altro, ma che vuole quest'altro? Però quella era una scelta attoriale, l'attore, ovviamente Danilo, ha deciso di uscire fuori per altri stimoli e qualcuno ci doveva essere. E sono arrivato io, mi sono beccato un po' tutti. Ma ricordi il No, provino che però, avevi fatto per entrare nel ruolo di Milo Cotogno? ah, guarda Tommaso, è stato uno spettacolo il provino. È lunghissima. Io sono arrivato da Roma, non ero mai stato a Torino. Considera che avevano già scelto un colletto nei provini che avevo fatto, perché avevano visto più di centinaia di colletti, insomma, aspiranti. E io sono arrivato l'ultimo giorno, gli sono piaciuto per la faccia. E mi hanno fatto fare un provino nel provino vestito con gli abiti di Tonio che mi stavano giganteschi. Sono andato bene e hanno scelto me. Era destino. Destino a tutti gli Un effetti. provino determinante poi comunque per il tuo percorso e per la tua carriera. Poi devo dire che hai il viso pulito, quindi sei perfetto, insomma, Meno per male, il meno ruolo che ti è male. stato attribuito. Sì, gli autori mi dissero: hai la faccia da È folletto. vero. Quindi ero abbastanza adatto fisicamente, Cosa ti però dovevo piacerebbe fare in imparare tanto. futuro? Cosa ti piacerebbe fare in futuro, Lorenzo? No, continuare con questi progetti, magari ampliarli, perché no? Magari i piccoli di una volta, che oggi sono diventati tanti, tanti Tommaso, tanti ragazzi grandi. mi piacerebbe fare un programma anche per loro. Quindi
cambiare il mio pubblico da piccoli a giovani cresciuti, e quindi un programma per ragazzi. Forse inconsciamente te lo dico, magari non te ne rendi conto, ma già lo stai facendo, perché devi sapere, Annalisa, che io e la mia amica Rossella, che saluto, siamo le stesse persone che sta dicendo ora Lorenzo, e che ci sono tantissime, Lorenzo, forse neanche te ne rendi conto, ecco, persone che senza alcun problema dicono: ma io me la guardo la televisione, io ho 27 anni, me la guardo la televisione, sì, me la guarderò a 40, 50 anni, 60 anni, chi dice il contrario può dire quello che vuole, Lorenzo. No, dici bene, io dico sempre a tutti loro che appunto la televisione non ha età, come ho detto prima, le favole non hanno età, e quindi fa anche bene tenere vivo un po' il bambino che c'è dentro ognuno di noi, perché tutti quanti ce l'abbiamo. Poi molti se ne dimenticano di averlo, no? Come diceva il grande Sant'Esperino. Però noi lo teniamo vivo, questo bambino. Questo lo teniamo bello, vivo. Bellissimo. Vedo che il tuo bambino è vivo anche attraverso la maglietta. Hai un topolino bellissimo che stavo notando. Bello, bellissimo, bellissimo. Sì, sì, io sono veramente un folletto anche nella vita, insomma, dai, ti provo. Complimenti, Lorenzo. Diamo appuntamento... A teatro, Teatro Le Maschere, dal 19 marzo al 3 aprile, sabato e domenica, spettacoli alle 16, La Contadina Furba con Lorenzo Branchetti e un grande cast, vi daranno la possibilità di rivivere la bellezza di questa fiaba scritta da Italo Calvino, la semplicità di una contadina che riesce ad arrivare all'amore attraverso l'intelletto e la furbizia. Grazie Lorenzo. Esatto, grazie, grazie a tutti voi, Tommaso, Annalisa, a tutti i telespettatori. Vi aspetto a teatro, qui a Trastevere, il Teatro Le Maschere, il 19 marzo è la festa del papà, regalatevi un'oretta di teatro e poi vi fate un bel giretto. Non mancheremo. Grazie Lorenzo, un abbraccio grande. Ciao, grazie, ciao Lorenzo, a presto, ciao. Che emozione, veramente. Bello, sì, hai visto? Hai coronato il tuo sogno, Tommaso. Uno dei tanti sogni. Intervistare il personaggio che ti ha fatto compagnia quando... Ecco perché sei cresciuto così. Abbiamo grazie, capito? Grazie. No, allora devi sapere cresciuto. Che no, io son contento, nel senso... Eh beh, sono emozionato, Sei emozionato, è vero. Lorenzo Branchetti, peraltro, anche estremamente simpatico, una persona molto semplice in teatro con la contadina. Ok, andiamo in chiusura, scusami, perché la regia mi fa segni, però un plauso, complimenti a Lorenzo Rocchi e Lorenzo Fantini in regia, bravi ragazzi. Pina Giordano in redazione. Annalisa, ti saluto di corsa perché dobbiamo andare in pubblicità. Grazie, grazie a di domani, cuore. A domani, ciao.